Ciao, ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Come sentite dalla mia voce, non sono ancora completamente guarita. Oggi sono ritornata in ufficio perché dovevo fatturare, ma l'influenza, diciamo, non ho più la febbre, ma mal di gola, tosse forte. Infatti la dottoressa ha detto che mi vuole rivedere perché non vorrebbe che si trasformasse in bronchite. Ma vabbè. Oggi video spesa, svuota la spesa Lidl, quindi un video che mi sento di dedicare alla regina della Lidl, la Queen Elisabetta R, che oramai sarà contentissima di sapere che hanno aperto finalmente il punto vendita Lidl a Lecco il 25 di febbraio e io non sono andata subito perché ho immaginato ci fosse un pandemonio di gente e così è stato. Ci sono stati alcuni giorni in cui la gente non riusciva neanche ad entrare, quindi ho lasciato passare qualche giorno. Oggi sono andata a fare la mia spesa mensile, diciamo, la mia spesa grossa. E tutti gli articoli, o la stragrande maggioranza degli articoli che vedrete, comunque sono articoli che Elisabetta presenta ogni tanto. Io non vi farò vedere tutta la spesa, ovviamente, se no diventa notte. Ho trovato alcune referenze che lei ha sempre consigliato, e poi ho trovato invece alcune novità che magari da lei non ho visto, però insomma ho voluto provarle. Quindi Elisabetta, grazie, perché in tutti questi mesi in cui ti ho seguita ho imparato un po' cosa andare a cercare alla Lidl. Due informazioni di servizio: una per chi è di Lecco e vuole andare a fare la spesa alla Lidl. Allora, attenzione, attenzione, attenzione a quando uscite più che entrate, perché hanno fatto un parcheggio veramente scomodissimo, un'entrata di parcheggio, una rampa che sia in entrata e in uscita, e soprattutto quando uscite c'è una curva a gomito e non vedete assolutamente chi scende. Quindi sicuramente qualcuno ci farà un incidente, perché oggi c'era un omino che ci dava indicazioni per entrare, per uscire, però veramente molto molto pericolosa. Quindi andate veramente a passo d'uomo, anche perché ci sono quelle famose e simpaticissime anziane che entrano ed escono a piedi dalla rampa del parcheggio. Quindi se voi non le vedete è veramente veramente pericoloso per voi, perché le investite. E quindi questa è un'informazione, state veramente molto attenti. Sia quando scendete, però quando scendete è meno pericoloso, ma quando salite, perché c'è anche la coda, e se siete, diciamo, molto vicini a chi, è davanti o quello che è dietro di voi vi è molto vicino, rischiate che se vi fermate gli andate addosso. È veramente una cosa pericolosissima. Non so chi è stato, l'architetto che ha fatto, questo progetto. Comunque, questo è il primo avviso. Il secondo ve lo lascio nell'info box, vi lascio un link che mi è stato passato dalla mia collega Lella, che ringrazio, dove ci sono praticamente tutti i produttori delle maggiori linee di alimentari che vengono venduti alla Lidl. Io sono sempre molto curiosa di sapere chi produce cosa, e in questo articolo che è stato pubblicato il 16 di febbraio c'è così un riepilogo dei più grandi produttori degli articoli che vengono venduti alla Lidl. È interessante perché appunto tanti sono produttori famosi italiani, e altre invece sono di aziende tedesche che producono per la Lidl, ma comunque aziende note e con prodotti ottimi. Quindi se vi interessa anche questa cosa, vi lascio nell'info box anche l'articolo, così per andare a curiosare. Ma veniamo alla nostra spesa. Io ho comprato i surgelati che ho già messo via, ma sono surgelati normalissimi, e mi sono accorta purtroppo che anche alla Lidl, come in tutti gli altri discount, il prezzo è rimasto probabilmente lo stesso, ma la quantità delle buste di surgelati è notevolmente diminuita. L'ho notato sui piselli, sui carciofi e sugli spinaci, che sono gli unici surgelati che io, verdura surgelata che io compro. Sulle verdure mi sono accorta di questa cosa: è diminuito il contenuto della busta e il prezzo è rimasto lo stesso. Questo però purtroppo in tutti i supermercati, in tutti i discount che io frequento. Vi farò vedere adesso quindi il fresco, le cose un po' particolari che io ho trovato per me, e poi passiamo invece al secco e a delle cosine sfiziose che ho trovato.
Allora, le prime cose che ho preso, siccome Lucia in questi giorni sta facendo i corsi di recupero per le materie in cui è insufficiente e anche dei corsi pomeridiani, si fa spesso il panino col prosciutto, con la verdura e poi ci mette il formaggio spalmabile. Io non vado matta per queste cose, però so che ai miei ragazzi piace, quindi ho comprato una mussa al formaggio con erbe aromatiche e una mussa al formaggio con olive. L'azienda è Milbona e proprio nell'articolo in cui che vi ho messo nell'info box trovate chi è che produce questi formaggi. Allora, entrambe costano 1,39 euro. 1,39 euro per 150 grammi di prodotto. Poi ho voluto provare questi yogurt. Adesso comincia a ritornarmi la voglia di mangiare qualcosa di fresco. Yogurt Delta, yogurt greca autentico. Questo è della Yom con lo 0% di grassi e l'ho preso alla fragola, al caffè e ai mirtilli. E questo l'ho pagato, l'ho segnato 0,99 centesimi per 150 grammi di prodotto. Poi, sempre di yogurt stiamo parlando e questi li ho presi per Lucia e Mattia che li mangiano molto spesso a merenda con dentro i muesli. Questo è yogurt bio alla banana, sempre della Milbona con i cereali. Yogurt bio alla vaniglia con i cereali e yogurt bio alla fragola, strawberry e la fragola, eccoli qui, e costano 1,09 euro per 150 grammi di prodotto. Poi, della linea Italiamo, che spesso Elisabetta nomina perché dice appunto essere una linea molto buona con prodotti italiani al 100% o quasi sempre, mozzarella di bufala campana, bocconcini, e questi sono, aspettate che vi dico quanto è, allora 500 grammi di prodotto sgocciolato, questi li ho pagati 5,49 euro, ero curiosa e ho voluto provarla. Sempre di fresco, ho preso i miei soliti ravioli, nel senso che noi mangiamo spesso i ravioli, soprattutto quando dobbiamo andare in velocità, e ho preso sempre della stessa linea Italiamo, questi al radicchio e speck, per 250 grammi, 1,69 euro. Mentre di questa linea, Nonna Mia, ravioli alla zucca, 250 grammi, lunette ai carciofi, sempre di pasta fresca, e questi sono prodotti in Italia. E questi al radicchio con il grana, e costano tutte e tre le tipologie 1,49 euro per 250 grammi di prodotto. Ora vado a riporre sull'isola queste cose e ritorno per il resto della spesa. Eccomi di ritorno. Allora, come golosità, ho voluto provare questi golosotti della Sunday che ricordano molto quelli di una famosissima marca. E questi li ho pagati 1,59 euro al pacchetto 175 grammi. Per lo spezzafame della merenda, sempre come spezzafame, sfogliate croccanti, sfoglie croccanti senza olio di palma della Certossa con 1,2% di sale marino e con 11,1% olio extravergine di oliva. E questi li ho pagati 1,19 euro per 180 grammi. Poi a Paolo servivano le marmellate da mettere nello yogurt e ho preso queste marmellate 450 grammi Alpenfest Style Extra Yam Sour Cherry e Reducrant, che non so cosa siano. La cherry, va bene, ciliegie e saranno i ribes. Questa e questa.
all'uva spina, penso, non sono sicura, e queste le ho pagate 2,49 euro. Poi sotto alcuni cartellini c'erano le offerte. Io non ho guardato, cioè nel senso che sullo scontrino quando ho riportato i prezzi, ovviamente riportano già il prezzo scontato, però tanti di questi prodotti erano scontati del 25 e del 30%, ora non è che vi so dire. Per esempio questo ragù alla bolognese che io tengo sempre in scorta, adesso quelle persone che sono molto precise, il ragù se lo fanno in casa, lo faccio sempre in casa anch'io, ma tengo sempre di scorta, lo tengo sempre perché arrivo magari in ritardo, non faccio in tempo, i ragazzi sono a casa da soli, dei sughi pronti, come le verdure pronte, come dei piatti pronti nel congelatore, quindi vabbè, non sparatemi, penso che lo facciano tutte le donne e tutti gli uomini di questo mondo. E quindi ho voluto comprare, questo era scontato, due confezioni di ragù alla bolognese. E questo l'ho pagato, non mi ricordo più perché era, l'ho messo da qualche altra parte, non so dove l'ho messo. Vado a recuperarlo. Eccolo qua, a 0,99 il barattolo di 400 grammi. E ne ho presi due, anche dei ravioli, e ne ho presi tre confezioni perché vabbè, per cinque persone di certo non basta una busta. Poi sempre per merenda o da portarsi a scuola o come spezzafame, stuzzichelle gusto ketchup, sei confezioni della Certossa 1,09. E queste sono quelle cose che piacciono tanto a Lucia. E ho voluto prendere anche della Sunday Bio gallette di riso al cioccolato fondente 0,99. C'erano anche con il cioccolato al latte, ma a noi il cioccolato al latte non piace. E queste. Avrei preferito che erano nel pacchettino singolo, perché per esempio, mi pare forse all'Eurospin, ci sono quelle confezionate a due, però vabbè, qua li apri e nel giro di una giornata se ne sono andate. E queste siamo a posto. Poi. Non avevo più pasta. Ho sentito parlare bene dalla Eli, se non mi sbaglio, di questa linea. E quindi ho voluto provare tutte e tre le tipologie che erano presenti al supermercato. Allora, ho preso questi maccheroni al ferretto, 100% grano italiano. E mezzo chilo 1,09. Poi ho detto proviamo anche quelle che costano un pochino meno. E ho preso le penne rigate, sempre 100% grano italiano trafilato al bronzo in collaborazione con gli agricoltori Coldiretti, 0,85 mezzo chilo. E poi quella più economica che era presente, sedani rigati di semola di grano duro, questa invece è con farine dell'Unione Europea e quindi grano non solo italiano, 0,65 mezzo chilo. Le proverò e poi vi farò sapere cosa ne penso. Per quanto riguarda, io non so se era la settimana francese, non ci ho fatto caso, sono entrata velocemente, quindi non ho guardato questa cosa. C'erano però dei dolcetti francesi che mi sembravano molto molto golosi e carini. Questi mi pare la Eli li abbia fatti vedere più di una volta. E ho preso le Madeleine al burro. E queste sono 250 grammi, 1,99 euro. Sempre per la linea francese erano veramente troppo belle, troppo 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 belle. Ho preso queste due scatole di latta che io amo, con dei biscotti al burro, con le galette al burro. Questa è una e l'ho pagata 4,49 e questa era l'altra fantasia, molto bella, molto romantica, 4,49 per 300 grammi di galette. Ultimo dolcetto francese, e non potevo mica lasciarlo lì, questi biscotti al burro, sempre perché la Francia è rinomata per questo,
125 grammi per due pezzi, 2,49. E poi cosa ho preso? Allora, del reparto beauty sono passata, ma francamente non mi sembrava ci fosse niente di nuovo. Ho soltanto comprato uno struccante occhi perché l'avevo finito e voglio provare a vedere com'è questo. Quindi il bifasico della Sien a 1,19 euro. Non l'ho mai provato e poi vi saprò dire se mi piace oppure no. Poi c'era questa linea nuova alla lavanda dove c'erano le maschere per il viso, la crema corpo che non ho comprato e il doccia schiuma. Quindi ho preso due maschere per il viso a 1,49 euro, sono con lavanda bio, organica, Sien Natur Maschera, scusate. Mamma mia, viso in tessuto alla lavanda bio, dove 100% cosmetico naturale certificato, 100% profumi naturali, tollerabilità cutanea dermatologicamente testata, ricetta senza microplastiche, contiene una maschera per uso esterno. Ok, ci dice anche come fare. Per buttare la plastica e la mascherina, vediamo com'è. Mi sono accorta che usando dei prodotti alla lavanda la sera io riesco a dormire meglio. Magari vi farò un video sui prodotti che sto usando e sui profumi che mi aiutano a riposare meglio. E poi ho preso appunto questo doccia schiuma. 1,99 euro per 200 ml e vediamo un po' come sarà. Per quanto riguarda invece la casa, avevo finito la carta forno, quella a pezzi, e sono stata molto felice di trovarla. Mi piacerebbe trovare anche quella rotonda, ma non l'ho mica vista. E questa, tra l'altro, sono per le teglie, quelle abbastanza grandi, che sono quelle che ho io da forno. Vedete, il pezzo è 38 centimetri per 20 centimetri. L'ho pagata 2,19 euro. Sempre per la casa era scontatissimo al 30 o 35% questa maxi confezione di rotoloni. Io non uso lo Scottex Casa, quello piccolo, ma utilizzo soltanto questi, li utilizzo per tutto. Ed erano, costava a prezzo pieno 8,90, 8,70. Io l'ho pagato 5,89 euro. 89 per due bobinozze gigantesche. E poi andando un po' nei detersivi, non avevo bisogno di tantissime cose, ma mi sono fatta attirare da questo detersivo eco per lavatrice. Ho preso la ricarica perché tanto di contenitori ne ho tanti da riutilizzare, della Formille Nature, efficace già a 30 gradi, ipoallergenico, testato per il nickel, con tensi attivi di origine vegetale da fonti rinnovabili e completamente biodegradabili. 1485 ml, vedremo un po' com'è. 70% di plastica in meno rispetto ad un flacone di pari formato e vi saprò dire. Ecco, questa è tutta la mia spesa, diciamo, quelle che vi ho fatto vedere sono un po', tra virgolette, le chicche che io ho comprato. Poi ho comprato tante altre cose che troviamo in tanti altri supermercati o discount. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di attivare comunque l'app sul cellulare, dove poi ci sono tutti i coupon. E i vostri scontrini vanno poi alla fine, si accumulano i premi e vi arrivano dei buoni in più. E nulla, sicuramente sarà un buon punto di riferimento per noi lecchesi, che attendavamo da moltissimo la Lidl. E vedremo un po' come saranno questi prodotti e se vale la pena ritornare alla Lidl. Vi ricordo, se andate alla Lidl di Lecco, di stare attenti al parcheggio, cioè, o soprattutto di stare attenti all'entrata del parcheggio. Bene, io vi ringrazio per avermi seguito in questo breve video di Svuota la spesa. Vi saprò dire in un altro Svuota la spesa se ricompreremo oppure no gli stessi articoli perché sono buoni oppure non ci piacciono.
Ringrazio ancora Elisabetta R perché con i suoi video dà sempre degli spunti interessanti e dei consigli sempre onesti e veri, e questo lo ripeto ogni volta. Che altro dirvi? Buona continuazione di settimana, speriamo che questa influenza piano piano se ne vada e nient'altro. Vi abbraccio, vi saluto e vi ringrazio. A presto, ciao!